vaccini hanno svolto un ruolo cruciale contro il SARS-CoV-2. Tuttavia, l'emergere di nuove varianti del virus in grado di eludere la risposta anticorpale solleva interrogativi sull'efficacia a lungo termine di questa strategia. Una ricerca pubblicata su Nature Immunology apre nuove prospettive sulla comprensione della risposta immunitaria, mettendo in luce il ruolo fondamentale dei linfociti T come arma di difesa duratura presente nel nostro organismo, al di là della risposta mediata da anticorpi. Lo studio è stato coordinato da Matteo Iannacone, direttore della divisione di immunologia, trapianti e malattie infettive dell'IRCCS Ospedale San Raffaele e professore di patologia generale all'Università Vita Salute San Raffaele. Fino a questo momento si è sempre pensato che la protezione conferita dai vaccini contro il Covid fosse mediata pressoché esclusivamente da anticorpi. E quello che abbiamo dimostrato in questo studio è che c'è un altro braccio della immunità che invece è fondamentale per la protezione che i vaccini conferiscono, e questo braccio dell'immunità è mediato da una cellula che si chiama linfocita T. E quello che abbiamo dimostrato è che anche in completa assenza di anticorpi, i linfociti T sono in grado di mediare protezione da malattia e anche protezione dall'infezione da il virus SARS-CoV-2. E questo è un risultato importante perché dimostra che i vaccini possono proteggere anche in assenza di anticorpi, e questa è una situazione che può verificarsi per esempio con la presenza di nuove varianti. E quindi le nuove varianti che sono emerse in questi mesi sfuggono alle risposte anticorpali, ma questo non vuol dire che noi siamo più esposti, perché ci sono i linfociti T che sono in grado di riconoscere anche queste varianti, anche quando gli anticorpi non sono in grado di farlo. E quindi un'implicazione è riguarda le strategie vaccinali, che probabilmente non hanno bisogno di essere costantemente aggiornate per andare a rincorrere le varianti che stanno circolando, ma che almeno nella popolazione giovane sotto i 65 anni, che non ha altre comorbidità o non ha altri problemi del sistema immunitario, probabilmente i 3 vaccini che ci siamo fatti tutti ci conferiscono immunità duratura anche contro le nuove varianti circolanti.